Era sfuggito al controllo sulla copertura vaccinale degli operatori sanitari fino ad ora, ma l'azienda sanitaria provinciale lo ha scovato proprio nei giorni scorsi e ha applicato la sospensione di un altro medico. Una scoperta che viene giudicata dalla direzione generale particolarmente allarmante alla luce di alcune anomalie nella postazione di emergenza territoriale della Locride. In base a quanto si legge nella delibera del commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale Gianluigi Scafidi, tutto è partito da una segnalazione che è arrivata lo scorso 1 di settembre a firma di vari operatori che lavorano nella postazione di emergenza del 118 nel territorio della Locride, che recitava: rilievo di grave criticità della sicurezza degli operatori del 118 Locride e utenza, da qui l'avvio di ulteriori approfondimenti da parte della direzione generale dell'ASP, anche supportata dall'inoltro della centrale del 118 di ulteriori situazioni di criticità. Alla luce di queste sollecitazioni, il 6 settembre l'ASP invia al dipendente la richiesta del certificato di vaccinazione che fino a ieri è rimasta inevasa. A leggere quanto è riportato nella delibera di Scafidi, a questo punto sono arrivate le determinazioni in base a quanto previsto dal decreto dell'aprile 2021, ovvero la sospensione dal servizio e dalla retribuzione. L'ASP, a tal proposito, precisa che il dipendente non può essere utilizzato in mansioni anche inferiori che non implicano contatti interpersonali o con che non comportino in qualsiasi altra forma il rischio della diffusione del contagio. Si tratta di un altro caso di operatori del servizio sanitario non coperti da vaccini anti-Covid, dopo quelli esplosi nei mesi scorsi nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria provinciale Regina, alcuni dei quali poi rientrati in seguito all'assolvimento dell'obbligo vaccinale prescritto per questa tipologia di dipendenti pubblici.